Eccoci, ciao, ciao a tutti. Allora, come promesso, lunedì avete visto finalmente, almeno intanto le foto e un piccolo video sulle novità di Mirta, perché anche noi abbiamo scelto le novità dei nastri di Mirta. Eccoci qua. Allora, oggi volevo, cioè, vi ho pensato di fare questo video, diciamo doppio, nel senso una presentazione un pochino più dettagliata di queste novità e alla fine faremo un piccolo progettino, piccolo piccolo, semplice semplice. Allora, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo sicuramente dai tre nuovi colori di Trastullami. E come materiale lo conoscete, è un tessuto molto leggero e piuttosto elastico e appunto la novità sono questi tre nuovi colori bellissimi, questo verde, un verde quasi militare. Sì, definiamolo così. E poi c'è questo arancione caldissimo. E quest'altro, come lo vogliamo chiamare? Questo è sempre un arancio, in effetti. No, non è un corallo, è proprio un arancio. E questi qua sono appunto i tre nuovi colori. Belli, belli. Già abbiamo preparato i tagli, per cui trovate già. Sapete che noi facciamo due misure di tagli, cioè 150 per 50 o 50 per 75. E ovvero a metà altezza, per cui i tagli sono già pronti e se ne volete di più non c'è problema perché abbiamo le bobine anche più grandi. E ok, e questa è una. Aspettate perché devo pian piano ritogliere tutto, se no non abbiamo più spazio. Poi le vere grandi due novità di queste novità dei nastri di Mirta sono in effetti il bouclé, il baclé, scusate, bellissimo, ho iniziato subito bene. Vabbè, è nuovo, ci devo prendere ancora confidenza. Il baclé, che sono questi due tipi di nastri, chiamiamoli così, e molto melangiati. Sono bellissimi e esistono 1, 2, 3, 4, 6 colori in versione tubolare, come era la cipiglia, e è anche forato, per cui possiamo andare a rivestire i girigogoli con questo anche, e in fascia. Ok? Queste sono le due versioni del baclé. Allora, vi faccio vedere i colori. C'è questo ruggine, molto molto bello, poi il grigio, bello, anche questo, molto bello, poi il giallo, che in effetti poi è quello che andremo a lavorare oggi. Sempre per ogni colore, versione tubolare e fascia, per tutti quanti i colori. Questo tortora, chiamiamolo tortora, sempre melange. E poi i miei due colori preferiti, sicuramente, questo viola, bello, bello, bello. E poi il top, secondo me, l'azzurro questo qua, tra una via di mezzo, un ottanio in effetti, come tipo di azzurro, e è bellissimo, bello. Vi faccio vedere un attimo il rovescio della fascia, eccolo qua, è un pochino più rasato rispetto al dritto, ma assolutamente può essere usato in tutti e due i versi, eh? Ok? E questo è il baclé. E poi i nuovi nati,
Ah, ne ho dimenticato uno però. I nuovi nati che sono i girigogolini. Era già difficile il nome girigogolo, adesso ci hanno complicato ancora di più la vita con i girigogolini. Allora, i girigogolini cosa sono? Sono queste forme metalliche che richiamano le forme dei girigogoli, che sono i fratelli maggiori. Eccole qua, che possono essere lavorati in tantissimi modi. Vi avverto che già abbiamo venduto parecchi pezzi, infatti sto notando che già quasi iniziano a scarseggiare. Ecco qua. E sono, a differenza dei girigogoli che abbiamo imparato a conoscere, hanno una sezione, diciamo quadrata, non sono tubolari, non sono tondi, e hanno all'inizio qui di ogni forma l'invito, hanno un invito più sottile per raccogliere il tubolare, ok? E sono adattissimi ad esempio per creare gioielli, ciondoli, addirittura orecchini, portachiavi, eccetera. E sono queste forme. Però aspettate, perché io ho dimenticato di farvi vedere anche la novità dei girigogoli invece, i fratelli maggiori, che però già conosciamo, perché è uscito anche l'ovale. Ok, vedete? Molto bello, e siccome sapete che ogni girigogolo ha un significato, l'ovale è la completezza. Molto molto bello. Questo non vedo l'ora di usarlo, perché ho visto un campione dove lo hanno lavorato tutto, ma poi fissato in questo modo, e viene un'ellisse praticamente diversa. È molto molto bello. E l'ovale lo hanno già fatto anche per i piccini. Ok? Allora, queste sono effettivamente le novità. Io adesso vi faccio vedere un piccolo piccolo progetto proprio con un girigogolino. Ah no, aspettate, aspettate, vi faccio vedere prima una cosa, perché per ogni forma comunque li ho rivestiti con il bouclé. Ah, dai, con bouclé, ah, con il baclè. Ok, ho usato il viola per il cuore, vedete? Il tortora per il cerchio, il ruggine per il quadrato, ve li metto così. Poi il blu, che adoro, per l'ovale, e il giallo per il triangolo, che è quello che andremo a lavorare oggi. Allora, scusate un attimo perché mi squilla il telefono, ma non posso rispondere. Ok, per cui qui li vedete già rivestiti. Naturalmente, potete utilizzare anche la cipiglia, il cordone cipiglia. Io questi li ho rivestiti per farvi vedere appunto il baclè, ma potete tranquillamente utilizzare anche la cipiglia che già usavamo per i girigogoli grandi. Ok? Allora, mi tengo qui il triangolo no, e invece il triangolo sì, perché è quello sul quale adesso andiamo a lavorare. Allora, rimetto a posto i piccini, cuoricino, eccolo qua. Ecco qua, e andiamo a vedere come possiamo trasformare, non trasformare, non è vero, no, trasformare, cosa possiamo realizzare con un girigogolino. Nello specifico abbiamo detto il triangolo, che io andrò a montare come fosse, come ciondolo, no, come fosse, come ciondolo, per realizzare una collana molto estiva. E ho scelto per la collana proprio fisica il cordone, questo qua di cotone riciclato 100%, sempre dei nastri di Mirta, che esiste in vari colori,
Ovviamente in questo caso utilizzerò questa gradazione qua dei gialli, però ad esempio io me ne ero realizzata già un'altra di collana con il fucsia. Vedete? Questa è un'altra tonalità e anche in questo caso esistono sei varianti. Ok? Sei varianti di colore. Allora, leviamo questa che l'ho messa qui giusto per farvi vedere il campione e andiamo a lavorare con il nostro giallo. Io già ho preso la misura, non mi chiedete quanto cordone ho preso perché io faccio proprio in maniera molto casalinga, cioè me lo vado a misurare intorno al collo e quindi ho preso già la misura che mi serve, ho già tagliato il cordone. Considerate che dovremo fare tre acce, come le vogliamo chiamare, di cordone, quindi messo in questo modo, 1, 2, 3, no, me l'ero già preparato e naturalmente ora per farvelo vedere ecco qua, lo dobbiamo mettere a 3, ok, si vede? Sì, lo mettiamo a 3, invece l'altro che avevo fatto l'ho fatto a 4, vedete? Sono quattro cordoni. Allora, questo lo lavoreremo a tre perché andiamo a integrarci un altro nastro ancora. Ce lo mettiamo a misura e cioè noi avevamo anche questo non è dei nastri di mirta, diciamolo perché è giusto. E questo chiamiamolo nastro. Un cordone decorativo, un cordone che viene utilizzato molto nella bigiotteria, che ha esattamente gli stessi identici colori, e quindi io me lo vado ad integrare a quest'altro, ok? Al nostro cotone, cioè cordone di cotone riciclato. Me lo taglio. Questo qua lo abbiamo disponibile ancora anche con la variante fucsia, molto carino. Allora, vado un pochino ad attorcigliarlo, ma tanto poi quando lo monteremo. Ecco qua. Ok. Diciamo così. Ok? Mi vado ad aprire. Anzi, facciamo così, lo vado un pochino a stringere qua intorno perché così dopo mi risulterà più semplice inserirlo nella coppetta che io utilizzerò. Le avevamo già viste, eh? Vi ricordate le coppette queste qua per creare appunto le chiusure delle collane? Useremo queste, ma questa cosa non funziona, conviene rimetterla così. Allora, io nel frattempo mi sono accesa la colla a caldo. Fate una cosa, date una bruciatina al finale dei cordoni, così da evitare un pochino di spelucchiamenti, anche se questo essendo cotone non è che si brucia. Cioè, si brucia ma non si salda, ecco come volevo dire. Questo lo inserite dentro. Ok. Cercate di stringerlo il più possibile. Dopodiché fate sempre la prova, eh? Ok. Poi ve lo ristringete. Andate a mettere. Qua mi servirebbe un'altra mano, ma sono dotata solo di due. Ok. Colla a caldo nella coppetta. E andate a inserire tutti i cordoni dentro. Fate tirare la colla. Io devo capire perché le mie pistole a caldo non si reggono mai in piedi nonostante abbiano il supporto. E ok, allora, e questo è fissato.
Andiamo a rimetterci a misura l'altra parte. Apriamola. Perché vedo che un cordone più basso, poi okay, ci si fissa bene. Al solito fate la prova, esatto, che entri tutto quanto nella coppetta, lo riattorcigliate nuovamente, mettete, potete farlo anche con la block, questo io adesso per far prima sto usando la colla a caldo, ma la block va benissimo. Ecco qua. Aspettiamo che tiri un attimo. Ok. Ed ecco qua la nostra collana. Poi ovviamente quando l'aprite decidete, quando la indosserete, se indossarla più larga oppure se l'andate a torcigliare vi si stringerà di più, fate più un torchon, un torchon, vi piace torchon. A questo punto ho il mio girigogolo già vestito, ok, però siccome a me i terminali così non piacciono molto, mi sembra poco rifinito, ovviamente sempre con questo cordone qui mi sono creata, indovinate cosa? Un fiocchetto! E perché ci mancava? Un fiocchettino che andrò ad incollare qui sul finale per coprire un po' l'imbocco, diciamo, del girigugolino. Naturalmente queste forme poi possono essere decorate ulteriormente. Io adesso il materiale è arrivato da pochissimo, ancora ci devo iniziare a giocare un po'. Però insomma ci potete fare tantissime cose, tantissime decorazioni sopra, con dei piccoli fiorellini, non lo so, vediamo. Allora, ok, io penso che questo sia il mio verso. E ho pensato di unirlo, cioè, attaccarlo alla collana, chiamiamola così, con un piccolo moschettone. Perché? Perché così io il ciondolo lo posso mettere e togliere. Magari cioè, no, ho più forme, sempre di questo colore. Un giorno voglio usare il triangolo, un giorno voglio usare il cerchio, insomma è diventa intercambiabile, oppure questo lo posso andare a mettere su un altro, magari posso avere il bracciale uguale, insomma, mi piaceva l'idea del ciondolo che si mette e si toglie, quindi mi sono presa un anellino un po' più grande che è quello che vado a fissare qua al centro della collana proprio. Speriamo che io lo abbia preso sufficientemente grande, perché comunque sono tre cordoni, insomma, lo spessore c'è. Vediamo di farlo chiudere. Mi conviene sempre usare, cioè, fissare tutti e tre i cordoni, perché se lo legate a uno solo non vi si centra, ok? Invece in questo modo almeno il centrale è fisso. Poi, mini moschettone, non lo so se lo vedete, è proprio piccino piccino, non si vede? Si vede proprio? Portalo un po' più. Con un altro anellino in fondo e io è l'anellino che vado a fissare qua sul mio girigogolo. Se io riesco a trovare l'apertura, eccolo.
In teoria questo lavoro andrebbe fatto con le pinzette, ma io sono un pochino brutale e vado a mano. No, qua la pinzetta mi serve. La vado a richiudere. Ok, chiuso. Mi lascio fuori il moschettone, eccolo qua. E a questo punto l'ho messo a rovescio. A questo punto l'ho messo a rovescio perché questo quando io lo vado ad appendere. No, 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 è uguale. A questo punto io ho il mio moschettone che vado ad agganciare sull'anello messo al centro e ecco qui la mia collana. Ora provo, ma tanto non lo vedrete mai perché non mi si vede a me, vero? No. Indossate, niente, vabbè, inutile. Andate sulla fiducia. E ecco qui la mia collana. Ok? Con questa cosa del moschettone è carino perché veramente potete intercambiare, facciamo finta che vada bene come colore, potrei staccarlo da qua e metterlo da quest'altra parte, su quest'altra, oppure se ho un'altra collana anche diversa da questa e un giorno voglio usare quella, lo stacco e lo metto dall'altra parte. Può essere una cosa carina. E molto carini ci vengono anche, ho visto che già sul web qualcuno già li ha fatti, come si chiamano? I portachiavi carini con i girigoglini appesi. Ok, fatevi la collezione, fatevi la base di un colore che vi piace e poi tutte le varie forme. Un giorno, se vi sentite completi, mettete l'ovale. Se vi sentite molto mistici, mettete il triangolo. Può essere una cosa, una linea da lanciare, una cosa carina. Ok? Allora io a questo punto ho finito perché lo sapete che io sono un attimo e arrivo, spiego un paio di cose e me ne vado. E, vi aspettiamo per vedere dal vivo. Queste novità, molti già l'hanno viste, l'hanno apprezzate, l'hanno comprate, qualcosa sta già iniziando a terminare alcune forme e quindi niente, vi aspettiamo. Ok? Ciao, grazie, grazie. Ah, sorridete, che siete coi nastri di Mirta.